Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come avete appunto intuito dall'intro, siamo in Blaster City. E questo perché? Perché per fare la guida a tutti quanti i Fae Insidet, devo purtroppo, insomma è una parola un po' forte, devo completare, diciamola semplicemente in questa maniera, Blaster City, la piramide per Dew. Però prima di fare la piramide per Dew, io vorrei veramente fare un altro covo. Mi mancano due covi, ovvero piramide di per Dew, che appunto non posso, o meglio, potrei fare, ma non voglio. Sono io che non voglio farla. Non voglio farla in questo momento. Voglio prima finire Fauci Sfinger Du e magari iniziare piramide di Perdue con almeno un livello, almeno i primi 5 piani. Quindi oggi farò tutta quanta Fauci Sfinger Du e poi forse in base a quanto ci metto a farla, poi mi regolo io, faremo anche almeno il primo livello della piramide Perdue. Ecco, appunto, le fauci è l'ultimo livello che mi mancava appunto della spinge. Ci sono zampa alta, fauci e quell'altra zampa serrata. Ecco, quello è il nome. È interessante che si entri dalla bocca. Fauci. Quindi, sì, ci sta tutto. Bene, grazie a Imagino posso vedere dove mi trovo e, insomma, non vorrei davvero perdere tempo, quindi mi dirigo subitissimo all'uscita, anche perché non vado a cacciare tesori, anche perché i tesori che troverei, a parte gli oggetti di Blaster Steel, gli oggetti di Perdue, a parte quelli non è che mi interessa altro, mi interessano più che altro le armi, le spade e gli scudi, solo quello mi interessa, però qui di livello alto non ci sono assolutamente, ecco, questo mi interessa invece. Ho qualcosa nell'inventario? No, perfetto allora. Avevo lasciato bene il gioco. Più che altro cerco appunto i globi attacco, i globi difesa, le spade e gli scudi di livello più alto a quello in cui ce l'ho ora. Ma la verità per la quale non voglio ancora affrontare la piramide è che vorrei rifare i livelli tipo quello di Ferimonio e Cancan, perché richiedono appunto il livello 60 e ti lasciano oggetti buoni. Perfetto, siamo arrivati quindi al primo boss, da Nerorco. Quanta paura. Beh, al 30, però è comunque forte. Anche se solo al 30 sarà comunque sia forte, credo. Yeah! Arrabbiato! Tornado Ferro, ho paura! Questo fa paura, sì! Oh, atterraggia! Dai, buono, eh! Certamente, fa la carica, io faccio l'Energimax, come sempre. Nulla di nuovo, insomma, ragazzi. Mi potenzio. Chi è lì? Homblu. Ma mo levo Homblu, tanto. Dalla squadra l'ho tolto già da tempo, da Blaster Steel ancora no. E zitto. Pittura di guerra. Ah, ok, si è potenziato. Sì, un motivo sinistro. Vabbè, attacchiamolo. Praticamente è tipo la forma amico, solo più grande. Così è la forma amico, c'ha la pittura. Mi ricordo poi di questa forma di pittura da guerra, una cosa del genere. Era in Blasters oppure era in Yo-Kai Watch 2? Non mi ricordo di preciso quando fa pittura da guerra, perché nella boss rush non c'era. Non ricordo di preciso quando fa sta cosa. Ah, Canyon, ecco come si chiamava. Che nome è Canyon, poverino? Un gatto cane? Un cane gatto? Abbiamo Tofu Pion. Va bene. Beh, dopo Sushi, Nyan e Tempura. Sushi Coma, com'era? Sushi, Nyan e Tempura Coma? Tempura, sanno, non ricordo. Fatto sta comunque sia che ci voleva anche Usapion in qualche salsa.
salsa per modo di dire. Mi è venuto in mente che se abbiamo combattuto contro Felimonio e contro Cancan, vuol dire che la controparte di Usapion è Capitan Tuono. Quindi dovremmo probabilmente affrontare lui. O forse, peggio ancora, Imperatore Rosa. Beh, intanto adesso c'è Tofupion. E senza preavviso? Oh, calmati. Preso. Una volta ogni tanto non sbaglio. Ma questo schiva pure. Noio! Wow, con uno? Da paura. E quanto veloce, immagino. Signorina, per favore. Grazie. Dimenticavo che anche loro possono fare un Energy Max a turno. Cioè, a lotta. E se dura troppo anche due? Forse. Però non è giusto, loro partono già caricati. Beh, in teoria anche noi dovremmo partire già caricati. Secondo logica. Vediamo un po'. Ok, un oggetto per due, mi piace. Un oggetto ti ho perduto. Ti ho fregato, Futurama. Devo consegnare una pizza? Ti ho fregato. Cosa diventi? Oh, un yokai? Pigro o paigro? 250, attacca un nemico e ne riduce gradualmente i PS un po'. Per un po'. Beh, non male. Cioè, se fosse più forte sarebbe perfetto. Ah, Kisukiyaki lui libera. Ah no, c'è lui! Noctokyo! Strano, però ci dà orecchie lunari. Come oggetto per due. Potrebbe darci. Noctokyo, pensavo Capitan Tuono, perché Tofupion, Felimonio e Cancan erano Sushinyan e Tempura Komo, come cavolo si chiama. Forza! E quindi, dato che la controparte di Usapion è Capitan Tuono, Noctokyo, strano. Non me l'aspettavo davvero, beh, sarà ancora più semplice allora. Eccoci, ci siamo, Noctokyo. Ah, eccolo, yoi. Fammi potenziare un attimino. E poi ti vengo a dare una alla... La lacerazione, non so cosa dire. Volevo fare qualcosa, una specie di battuta, che non... Così, con lama. Un gioco di parole, non una battuta, un gioco di parole. E non mi è uscito, quindi... Ti infilzo, ti lacero le carni, aiuto. Chi ha preso? Homblu! Come c'è finito Homblu lì in mezzo? Me lo spieghi? Tenebre! Ah! È andato anche Noctokyo. Attacca, su, bravo. Dammi un oggetto per Dio, bravo. No, non è un oggetto per Dio questo, accidenti. Mannaggia, mi è andata male stavolta. Va bene, tanto non avrò a caccia ai tesori. Quando verrò a caccia ai tesori, poi ovviamente me li spulcio per benino. Perfetto, quindi ora aspetta però. Mo sono curioso di vedere una cosa. Ah, non l'ho finito! Cavoli, c'è lui! Master Chief al 70! Aio, questo è forte! Fucile d'acciaio, Pienò e Jetnian come ricompensa degli oggetti per Dio. Ok, proviamo a farlo. Oddio, questo scudo! Scudo epico! Lo equipaggiamo subito. 191! Cavoli! Ragazzi, qui ci devo rivenire allora. Oh, ci siamo. Dai ragazzi, ce la dobbiamo fare a tutti i costi. Non è la prima volta che lo affrontiamo e ovviamente lui si prende la rivincita, no? Tutte le volte che ho dovuto affrontarlo per arrivare... Per aprire tutte quante le sale di Spinger giù qua, le piramidi, i dungeon. Bene, perché almeno durante l'Energy Max non ti fa danno. Danza disperata, ok, dove vanno? Dove vanno le teste? Dai, è una. È andata, l'altra? Bene ragazzi, bene, ora. Andiamo. Attaccate con tutta l'energia che avete in corpo.
No, no, tu no. Tu non sei carico? Al diavolo, allora. Che succede? Perché non posso tornare a Emma? Dai, ragazzi, Emma! Eccolo, ora, perfetto. Ciao! Ok, curami. Curami, donna! Curami! Donna! Curami! Triplo schiacciapeso, ok, va bene. Taglio corporale non fa male. Questo pure. Bene, scappa. Scappa! Aio! Beh, si è reso conto che ha perso praticamente. Ragazzi, è andato. È andato. Fatto! È grande! E anche questa è fatta! Bene! Grande, dov'è? Wow! Bravo! Dammi i tuoi tesori, dammi. Ce ne ho due, due ne ho raccolti se non sbaglio. No, tre! Perché uno sopra, un altro a piano di prima e uno in questo piano. Quindi dovrei averne tre, a meno che non so più contare. Jetnian! Che fortuna! Ma ce l'avevo già Jetnian? Non ricordo. Vabbè, nel caso non ce l'avevo, bene. Pieno. Difesa 100 a livello 1. Questo che fa? Come Bliss che a livello 100 ha 714 di vita? Questo c'ha di difesa, 714. Cavolo, non te lo butteranno giù mai. I PS mi sembra che fossero scarsi. Però ti immagini quello con tanti PS e tanta difesa? Shackle. Penso di aver completato questa questo qua, sfinger tu le fauci. Vediamo un po'. No, non ancora? Ah, è lui! A livello 80, brontolante! Arca miseria! Ah! Non è ancora finito! Allora, ecco. Tu sta a vedere che alla fine c'è Capitan Tuono. Lama del Tuono? 190! Iiiihi! Un'altra lama del Tuono ancora più forte! Già, Whisper, oltre le scale c'è un mostro. Speriamo che sia l'ultimo. Ma che fa? Cambia voce qua? Ah, mo fa accidenti. Tonto. Mi ha fatto male. Non ho evaso, ma fermati. Hola. È un po' forte. Che è? Che è? Va bene, va bene, va bene, dai. Ma vai via, Ugo. Dai, curaci tu, brava. Dai, dai, su. Ah, c'è il suo amichetto ancora. Tornato. Bene. Non gli faccio poi molto, però qualcosa gli faccio. Ma fermati. Mannaggia a te. Inseguimi, bravo. Ah no, c'è ancora il suo amichetto. Mannaggia a te. Mannaggia a sto piccoletto. Vai, ora. Bisogna fare così ogni volta, ragazzi. Chi è? Siamo rimasti in due. No. Eccola là, a posto, è fatta. Ciao.
confusione! Accidenti! No, tanto! Spacca! È la tua occasione! Sì, ma non è ancora finita. Devo farlo un'altra volta. Mi conviene colpire lui o Ugo, come sempre. Ma resto con la mia strategia. Colpire Ugo. Levati da lì! Perfetto, ora possiamo andare. Perfetto. Anche questo è fatto. Ok. Questo è stato nettamente più difficile. Più che altro è tosto, ha tanta difesa. L'attacco è considerevole, ma la difesa è tanta. Attaccavo, non gli facevo nulla. E a pensare che la piramide perduta sarà ancora più difficile. Al 99 almeno dobbiamo arrivare lì. Contro i boss? Almeno al 99, se non di più. Due Sedornian? Va bene. Cioè, per forza, mi devo anche accontentare. Ti prego, dimmi che l'ho completato, sì. L'abbiamo completato. Oh, l'ultimo 35 piani. Livello considerato 60? Strano. Però abbiamo Gelocoda e Zio Infinio. Anche Macio ne hanno come ricompensa. Qui però vorrei sapere cosa sono l'arco spettrale e la zampa cremisi. Cioè, sono oggetti equipaggiabili? Non lo so, davvero non so cosa siano. In base alle rivelazioni che abbiamo ottenuto tramite Fauci Spinger 2, direi che nel prossimo episodio inizieremo la piramide di Perdue. Anche se a dire il vero mi intrigherebbe fare questa missione. Immagino versus Joes. Vabbè, poi domani vediamo insomma quello che carico. Allora, io vado Cucci, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!